In apertura ancora una volta naturalmente il G7. Oggi la giornata conclusiva a Pescara dell'evento che si è svolto dal 22 appunto al 24, una mattinata piena di appuntamenti con il ministro Tajani che ha incontrato gli amministratori locali. A breve ci sarà una conferenza stampa del vicepremier. Oggi pomeriggio targa che verrà scoperta in comune in ricordo del G7 e sempre nel tardo pomeriggio di oggi, corteo dei no G7 per le strade della città, non nelle zone rosse ovviamente. Ma ci dice tutto il nostro inviato Luca Pompei in diretta, ci colleghiamo con lui e con il collega Diego Martelli. Buongiorno Luca, allora quale è stato l'evolversi della mattinata e cosa si prospetta per il pomeriggio per questo ultimo giorno di G7 a Pescara? Ciao Antonella, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Come dicevi giustamente tu, siamo in attesa della conferenza stampa conclusiva del G7 per lo sviluppo che si è tenuto qui a Pescara. Questa mattina incontri bilaterali importantissimi per quel che riguarda il tema dei vaccini, soprattutto per le popolazioni più svantaggiate. È stato ospite l'ex Presidente della Commissione Europea Barroso, oggi presidente del Gavi. Tra qualche istante stiamo tutti qui in attesa al Teatro Flaiano per l'arrivo del vice premier Tajani per la conferenza stampa conclusiva, ma nel pomeriggio altri appuntamenti importanti, a cominciare dalla targa e l'Ulivo in Piazza Italia. E a proposito di questo riconoscimento importante, siamo vicini al sindaco Carlo Masci, raggiante per questi tre giorni che hanno puntato i riflettori sulla città di Pescara. Sì, devo dire che sono contento, soddisfatto ed entusiasta, perché la storia importante in questi giorni è passata da Pescara ed è passata nel senso dell'umanità e della solidarietà, e questa credo che sia la cosa più bella. Abbiamo visto a Pescara i rappresentanti del Libano, della Palestina e di Israele per parlare di aiuti umanitari nelle zone colpite dalla guerra. Abbiamo visto il presidente Barroso parlare dei vaccini per i bambini africani che non hanno nulla e che con i vaccini possono sperare di vivere di più rispetto all'aspettativa di vita che hanno. Abbiamo visto tutti i paesi interessati a queste vicende venire a Pescara per parlare di solidarietà. Abbiamo visto il messaggio del Papa alle missioni italiane all'estero e tutto si è svolto a Pescara. Non abbiamo avuto soltanto il G7, abbiamo avuto il B7, abbiamo avuto l'SDG, quindi lo sviluppo sostenibile, abbiamo parlato ai ragazzi di sviluppo sostenibile e poi la conferenza umanitaria. Quindi credo che questa sia stata l'iniziativa più importante che si è svolta in Italia rispetto a tutte le altre dove si sono svolti i G7, perché si è ampliata a dismisura, il momento storico lo prevedeva e l'abbiamo vissuta in una maniera migliore. La città ha risposto, io ringrazio i cittadini che si sono dimostrati veramente responsabili, attenti, orgogliosi anche di vivere un momento come questo. Anche le polemiche che ci sono state inizialmente sulle chiusure, sul traffico, si sono poi rivelate infondate, perché la città ha funzionato perfettamente. Anzi, ci siamo resi conto, anche gli scettici, che questa città può essere vissuta e frequentata senza il caos, senza doverla per forza affogare con le macchine. Quindi credo che un ripensamento generale venga da questo incontro e per questo ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione, perché dietro questo lavoro che ci ha fatto fare bella figura nel mondo, perché io ho sentito soltanto dei commenti positivi da Barroso, dalla Marcegaglia, dai francesi, dagli americani, tutti sono rimasti colpiti da una città che ha questo mare, questa spiaggia, questo verde, questa vitalità, questa effervescenza. Ieri la passeggiata sul corso è stato un momento di festa in cui i cittadini hanno partecipato, strette di mano, cori, applausi. Sinceramente mi ha fatto piacere che Pescara si è
espressa in questo modo e quindi, ripeto, ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato, tante persone, a cominciare dai dipendenti comunali, la polizia locale che si è messa a disposizione per dare risposte a tutti, l'ambiente con gli operatori dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti, Pescare Energia con le luci, l'Aurum e il Palazzo di Città sono diventati fantastici, illuminati di notte con queste luci che li fanno sembrare due palazzi come sono, di grandissimo prestigio, esaltano il prestigio che hanno. Quindi sindaco, c'era anche paura per tutti i disagi che si potevano creare, però la città, come diceva lei giustamente, ha risposto bene, i cittadini hanno capito, grossi problemi da questo punto di vista non si sono registrati. Ma io ero convinto che sarebbe successo questo, che tutto avrebbe funzionato. E devo dire che anche le scuole sono rimaste aperte, non le abbiamo chiuse, anche quella è stata una grande sfida, perché per noi le scuole sono dei presidi, devono rimanere aperte in ogni occasione, e lì anche non abbiamo avuto problemi. E ieri siamo stati con il ministro al Marconi, dove abbiamo trovato ragazzini entusiasti, interessati dei temi del G7, della sostenibilità ambientale, quindi veramente la città ha vissuto questo momento come un momento di grande partecipazione. Sono rimasto sorpreso positivamente anche dalla presenza delle altre dirigenti scolastiche, non soltanto quella del Marconi, che si sono confrontate con il ministro proprio sui temi che interessano i ragazzi. E devo dire che questo passaggio del G7 a Pescara lascerà un segno, la città da oggi in poi sarà un'altra, e intanto abbiamo anche un fiore all'occhiello: Pescara, città del G7. Ho visto un manifesto del Ministero degli Esteri che parla di patto di Pescara, il patto umanitario di Pescara, quindi credo che veramente abbiamo raggiunto dei livelli importanti. Continueremo su questa strada, questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza. Grazie, grazie sindaco. Sento movimento dietro la telecamera di Diego Martelli, quindi probabilmente sta per arrivare il ministro. Allora Antonella, io ti restituisco la linea, ci sentiremo per l'edizione delle 19:30 per raccontare un altro evento che speriamo avvenga nella più totale tranquillità, ovvero il corteo dei G7. La linea a te, Antonella.